mezzo di questa crotone. Ma come giocherà il crotone sotto la pioggia? Bene, vero? Giocherà bene, amico. Ma com'è questo panino? È buono per adesso. Più buono. Sì. Se vinciamo è più buono ancora. Ma il crotone adesso come deve affrontare queste partite? Uno sull'altro, vincere una sull'altra. Ma visto che sta piovendo? È meglio. Guarda, sicuramente dopo aver preparato i panini, super tribuna, però il Crotone deve continuare come sta facendo, vincere in casa e magari fuori anche pareggiare, ci sta bene. Che panino viene a comprare Simi? Ah, lo sai che viene a comprare il panino Simi, sì. Bravo. Ah, e no, fa salsiccia, patatina, ketchup e maionese. Come giocherà il Crotone questa sera? Bene, vincerà sicuramente. Ma questa pioggia? Sarà uno stimolo in più. È bene che ce l'abbiamo sta possibilità, tendiamo di andare in Serie A. Oggi il terreno è bello bagnato come piace al tecnico Stroppa, sì, sì. E come piace a noi. È bellissimo, meglio così. Il Pisa che squadra è? Ma tutte le squadre sono, specialmente queste che lottano per la salvezza, no? Sono le più pericolose, queste qua. Bisogna stare più attenti con questi che con le grandi. Spero tutto bene, cominciamo sempre. E anche i suoi panini sono sempre delle finali, perché sempre sono la fine del mondo. I zio Tonio sono i panini zio Tonio. Perché adesso abbiamo fiducia in questi 11 che mette in campo e tutti gli altri. Quindi andiamo avanti così. Finalmente! Ma allora cosa è successo? Che è successo? Che abbiamo vinto meritatamente, solo che soffriamo sempre. Perché la palla non entrava? Sì, perché la palla non entrava, ma soffriamo sempre comunque. L'importante è che non abbiamo rubato niente. Simi fa il suo dovere, però crederei la presenza di Armenteros un po' di più. Armenteros non andava tolto, perché anche la scorsa partita è stato uno dei migliori in campo. No, niente, non ha parole. È stata una bella partita, un bel gol di Simi. Simi ha fatto una bella giocata all'ultimo e grazie a lui abbiamo vinto senza la testa. Oggi secondo tempo splendido e io volevo fare i complimenti a mister Stroppa. Perché a un certo punto, quando la squadra stava dando il massimo sforzo, ha chiamato ad incitare il pubblico. E il pubblico è stato oggi il 12° uomo in campo. Complimenti al Crotone e ai tifosi. Una partita sofferta. Come in piscina praticamente. È vero. Guardatelo, questo è il cappello storico, quello che aveva fatto uscire Paccio. Riprendiamo noi, stavi dicendo scusa. Questa vittoria è pesante. Ah sì? Sì, è vero. Lei che cosa ci vuole dire? Splendida gara. Splendida, splendente. Anche abbiamo affrontato una buona squadra, forte, ma il Crotone stasera non c'era trippa per gatti. E un grande grazie ai ragazzi e al mister. Veramente. Quindi è Crotone virus, sta impazzendo. Di più ormai è andato, ci vuole pazienza. Questa serata è stata spettacolare. La partita sembrava stregata, poi a un certo punto abbiamo iniziato ad attaccare e poi abbiamo fatto gol nei minuti finali e ci siamo messi tutti a gridare, siamo saliti tutti sopra i seggiolini. E domani a scuola sarà più contento? Sì, sì. Ma farà un tema su Simi? Sì. Come ha giocato il Crotone? Bene. Partita dura. Diciamo che Simi è sempre al posto giusto al momento giusto e ci ha regalato altri 3 punti importanti. Anche se tutti lo criticano, però lui sta sempre lì a fare il golletto giusto. Dove andate allora questo Crotone? Ciao Danilo. Ciao Rosa. Siamo felicissimi. E anche senza parole la vera. Senza parole. Sì, siamo rimaste senza parole. E poi partiamo dal... Comunque lei se l'aspettava la vittoria. Dov'è sì, la... Sì, aveva detto che al novantesimo... Maria! Che cosa ha detto Maria? Che al novantesimo segnava Simi. Ma Maria è una maga. Sì, una streghetta. Una magarella. Una magarella. Un saluto a Francesco Battaglia. E niente, stasera è stata una battaglia, però in tuo onore abbiamo vinto al 93°. Benissimo così. Francesco Battaglia, che tra l'altro crotonese, che sta a Pisa. Francesco, sei uno di noi, ti voglio bene, abbiamo vinto per te pure. Anche se il Pisa, devo dire la verità, ha un po' barato, perché i calciatori come si azzuffavano proprio. Quelli del Pisa baravano che era una bellezza, però comunque. Ma visto che partita stregata, non voleva entrare? Guardi, se le posso dire la verità,
proprio il gol, abbiamo sperato fino all'ultimo e finalmente è entrato proprio all'ultimo. E Simi? Simi è stato un grande, veramente lo stimo. E poi è successo che questo Simi ha fatto questo magico gol, finalmente, perché lo fa sempre all'ultimo e ci salva. Gli dedicheremo una statua in piazza Simi. Sì, in piazza. E per finire, come si dice? Sempre forza Crotone, sempre! Fino alla fine, forza Crotone! Forza Crotone sempre! No, forza Crotone, Dani! Sempre forza Crotone! Sempre forza Crotone! Forza Crotone, forza ragazzi, crediamoci! Forza Crotone! Forza Crotone! Sempre forza Crotone! Forza Crotone! Forza Crotone sempre! Forza Crotone! Forza Crotone! Il Crotone. Chiedo scusa, come mai un grande tifoso del Bari qui a Crotone?